benino, però non c'ho febbre, quindi si gestisce normalmente con alcuni guai tipici del coronavirus: stanchezza tanta, spossatezza, un po' di tosse, ma nella norma. Invece la respirazione è buona, quindi dovremmo andare verso il meglio. Collegato dall'Episcopio, Monsignor Armando Trasarti ha tranquillizzato i fedeli sulle sue condizioni di salute. Dopo la positività al coronavirus riscontrata martedì 9 febbraio, il vescovo di Fano, Fossombrone e Cagli Pergola rimane in isolamento nel palazzo vescovile, seguito dai medici e anche il segretario Don Luca Santini, attualmente a Fratterosa. Durante un'intervista realizzata da Enrica Papetti dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, l'alto prelato ha ricordato che gli anziani sacerdoti che vivono nella casa del clero sono risultati negativi al tampone, così come le suore che però, essendo state a contatto con lui, sono ancora in quarantena. Lei non potrà presiedere, stando così le cose, neanche al rito delle ceneri. No, questo di sicuro no, perché devo aspettare il tampone, cioè ho i tempi tecnici, Certo. quindi le ceneri non di certo. È rarissimo che non avevo mai celebrato la messa da solo in vita mia, quindi, eccetto durante il periodo prima della quarantena, del blocco e adesso. Quindi è una sensazione a cui non siamo e nessuno di noi preti diocesani è preparato. I monaci forse sì. Trasarti ha poi parlato della speranza del vaccino e della difficoltà per i parroci di rapportarsi con le persone e con i malati. Vedo anche le chiese non piene di gente, ha aggiunto Sua Eccellenza, e soprattutto la mancanza di giovani, e questo, ha detto, è preoccupante. Preoccupante, dobbiamo riconciliarci con questo tempo pian pianino, ricominciando con umiltà e tenendo conto di un mondo che ci è cambiato tra le mani, quindi anche di un popolo che qualche volta potrebbe anche abituarsi a fare a meno della Chiesa. Vedo anche una grande difficoltà per le Caritas, anche quelli che sono a casa mia questi giorni, perché noi, la carità si produce con la carità che si riceve. Le stesse parrocchie hanno fatica adesso. Io spero che il buon popolo ci aiuti lo stesso. Ho scritto anche una lettera alle famiglie per i preti che vogliono, in cui alla fine parlo della situazione della Pasqua, ma anche a dire aiutateci ad aiutare. E se il popolo non ci aiuta, noi non riusciamo a accendere la luce e i riscaldamenti nelle chiese. La videointervista per il vescovo Armando è stata anche l'occasione per lanciare un messaggio alla città. La Pasqua è la vittoria di Cristo sulla morte, è la tomba che è stata trafitta, è stata sconvolta. È l'augurio che possiamo, pur nelle vicissitudini complesse del nostro tempo, di non credere mai che la morte è l'ultima parola, che il male è l'ultima parola, che la vita trionfa, quindi osare anche la vita giorno per giorno, anche nel linguaggio. Anche nel linguaggio. Noi siamo obbligati, almeno come credenti, almeno noi, a fare il linguaggio della speranza e il mondo del pessimismo e tanto. Noi siamo chiamati, siamo per natura uomini di vita, di speranza. Quindi l'augurio di alzare il capo un pochettino e di guardare oltre, guardare oltre.